Francesca Biondo, che non è mia parente, almeno per quello che sappiamo, è un'omonima. Prego, dove preferisci? È della Regione Lazio, assessorato sviluppo economico e attività produttive, la dicitura corretta, e ci illustrerà un po' qual è la linea che la Regione sta intraprendendo per quanto riguarda il riordino della materia balneare e delle concessioni balneari. Vi ringrazio e buon divertimento. Buonasera a tutti, intanto grazie ad Agostino e al Forum Mare e Fiumi del Partito Democratico di Roma perché insomma, io oggi intervengo a nome della Regione Lazio, però non posso nascondere, dato che conosco ognuno di voi che sono un'iscritta al Partito Democratico, milito in questo partito e in questo forum, che è una cosa che da tempo, e anche Alfonso Sabella lo sa, come istituzioni della Regione e del Comune avremmo voluto al nostro fianco già da qualche anno, e invece è un tema sul quale per troppo tempo il Partito Democratico si è interrogato troppo poco. Però passo, diciamo, alla parte più istituzionale, sperando di non annoiarvi troppo. Però diciamo che sul tema l'assessorato allo sviluppo economico si occupa del demanio marittimo turistico-ricreativo, quindi non si occupa del demanio in generale. Però penso che sia anche il tema fondamentale per quanto riguarda lo sviluppo del litorale del Lazio e in particolar modo di Roma e di Ostia. Noi nell'estate del 2015 abbiamo approvato una legge di modifica alla legge regionale sul turismo che prevedeva delle novità importanti che poi abbiamo riportato in un nuovo regolamento che abbiamo approvato quest'estate ad agosto, sul quale c'è stato, diciamo, una collaborazione, uno scontro, innanzitutto con i 24 comuni del litorale laziale, tra cui chiaramente anche il comune di Roma, ma soprattutto un confronto e uno scontro con le associazioni di categoria del mondo balneare. Però io penso che dopo tanta fatica siamo riusciti a fare un buon lavoro. Questo regolamento pone delle novità e dei punti fondamentali che hanno, diciamo, come cuore tre parole fondamentali che io penso debbano in qualche modo ispirare anche il nostro dibattito di stasera, che sono legalità, ambiente, ma sviluppo. Cioè non legalità e ambiente, ma anche, diciamo, capire in che modo il nostro litorale, proprio per le fotografie che faceva vedere Agostino all'inizio, è un litorale attrattivo che appunto attragga turismo e quindi che necessita anche dell'imprenditoria. Su questo alcune questioni molto, molto veloci, poi tanto se ci sono domande rientro anche io in questa materia perché poi da quest'estate io mi sto occupando praticamente solo di terremoto e quindi ho lasciato un po' il mare per i monti, però mi fa molto piacere tornarne a parlare. Le novità fondamentali sono innanzitutto che il regolamento della regione, che è poi per spiegarlo a tutti la base sulla quale i 24 comuni del Lazio dovranno attuare i loro PUA comunali, che sono i piani di utilizzazione dell'arenile, quindi diciamo la pianificazione delle spiagge di ciascun comune. Questo regolamento pone dei criteri che poi questi PUA dovranno rispettare. Il primo è che è una novità assoluta e diciamo sono anche un po' orgogliosa perché diciamo, non la responsabilità politica non è mia, però io giorno e notte poi ho scritto gli emendamenti con gli uffici e quindi che è il fatto che tutti i comuni del Lazio dovranno rispettare questo criterio fondamentale, ovvero che devono avere almeno il 50% del litorale che deve essere riservato a spiaggia libera. In alcuni comuni del Lazio questa non è una novità, in questa sede mi sembra una novità fondamentale. Almeno il 50% di spiagge libere significa che poi ciascun comune nel proprio PUA può stabilire anche che debba essere di più. Quindi che la parte riservata, diciamo, alle concessioni possa essere il 40, il 30, il 20, il 10, questo sta alla libertà dei comuni. E soprattutto che nel caso in cui alcuni comuni, tipo il comune di Roma, non rispettino ad oggi questo 50%,
debbano capire nel momento in cui vanno a scadenza le concessioni come rispettare questa percentuale, anche attraverso, e questo è specificato nel regolamento in modo inequivocabile, anche attraverso delle opere di demolizione e ricostruzione, il che significa che se abbiamo appunto un litorale completamente occupato da concessioni, nel momento in cui abbiamo la possibilità, perché io penso che poi siamo in un momento importante anche politicamente, perché c'è l'opportunità di ripianificare le spiagge del Comune di Roma, si deve anche decidere in che modo rispettare questo 50% e quindi dove è necessario anche cosa demolire e dove eventualmente ricostruire. La seconda cosa legata a questo 50%, che è un criterio che noi abbiamo inserito anche pensando al Comune di Roma, è che non è sufficiente che ciascun comune rispetti il 50% di spiaggia libera, perché sennò qualcuno di voi potrebbe dire vabbè, ma noi abbiamo Capocotta e Castel Porziano, il 50% su tutta la spiaggia del comune è rispettata. Non lo è. Comunque in molti casi potrebbe essere rispettata, invece no, il regolamento prevede anche che all'interno delle spiagge di competenza di ciascun comune debbano essere previsti degli ambiti omogenei, e all'interno di questi ambiti omogenei almeno il 20% debba essere riservato alle spiagge libere, il che significa ad esempio che il Comune di Roma nel suo PUA dovrà identificare gli ambiti omogenei e quindi suddividere il litorale di Roma in ambiti, appunto in aree, all'interno di quelle aree almeno il 20% dovrà essere riservato alle spiagge libere. Un altro tema richiamato dalle immagini di Agostino, che noi abbiamo faticosamente ma siamo riusciti ad inserire in questo regolamento, è l'obbligo di accessibilità al mare, ovvero che dovrà esserci in tutti i comuni un varco al mare almeno ogni 300 metri, e capite che anche in questo caso, diciamo, per il nostro comune può diventare una vera rivoluzione. E soprattutto che questo accesso libero al mare deve essere garantito anche al di fuori della stagione balneare, perché noi abbiamo ad esempio ad Ostia tanti casi di stabilimenti che poi durante l'inverno chiudono i cancelli ed è impossibile raggiungere il mare. Questo deve essere garantito quando c'è una spiaggia libera, diciamo va da sé che il varco è garantito, ma anche se non ci sono spiagge libere per oltre 300 metri, il comune deve garantire un accesso al mare per i cittadini. Un'altra questione a cui tengo, perché provo, diciamo, a raccontarvelo seguendo un po' l'introduzione di Agostino, è il tema appunto della trasparenza e della legalità, e su questo noi abbiamo lavorato molto con Alfonso Sabella quando era assessore a Roma, ed è buona parte, diciamo, di questo articolo del regolamento è merito suo. Il regolamento dice una cosa, diciamo, scontata, che però secondo noi non era scontato, ovvero ribadiamo il principio che spiegava prima Agostino, ovvero che le concessioni non, nel momento in cui scadono devono essere riassegnate tramite un'evidenza pubblica. Questa cosa lo prevede la direttiva Bolkestein, però abbiamo visto, diciamo, l'iter anche dal punto di vista delle opinioni dei governi che si sono succeduti e anche all'interno del nostro partito, e quindi secondo noi è stato importante in questo momento storico ribadire da parte dell'ente dell'amministrazione regionale che, per quanto ci riguarda, nel momento in cui scadono le concessioni debbano essere riassegnate tramite evidenza pubblica. E l'altro tema che riguarda la trasparenza e la legalità riguarda altri due articoli infami tanto quanto l'articolo 37 del codice della navigazione, che sono l'articolo 45 bis e l'articolo 46 del codice della navigazione, che prevedono sostanzialmente che se io sono colui che ha vinto è assegnatario di una concessione, posso a mia volta dare in subconcessione parte o tutta la mia attività senza dover spiegare necessariamente, diciamo, un motivo. Noi su questo abbiamo avuto un grande dibattito con il Ministero dei Trasporti, perché a nostro parere
l'articolo 45 bis del codice della navigazione doveva essere cassato, cioè doveva essere eliminato dal codice della navigazione, perché se tu per qualche motivo non sei in grado di portare avanti l'attività sulla quale lo Stato ti ha dato una concessione, io penso, diciamo, e questo lo dico a titolo personale, ma lo dico anche a titolo dell'assessorato, perché su questo noi ci siamo fortemente battuti, noi pensiamo che la concessione ti debba essere revocata, perché era stata data a te per un qualche motivo, perché avevi delle caratteristiche specifiche anche di capacità di valorizzazione del bene pubblico demanio. Evidentemente non sei in grado per motivi, diciamo, personali, pubblici, economici, e quindi, però su questo il Ministero dei Trasporti ci ha risposto che non potevamo, chiaramente, come regione andare in difformità rispetto al codice della navigazione. E quindi quello che noi abbiamo inserito e che speriamo, diciamo, possa dare una mano alle amministrazioni che hanno dei problemi da questo punto di vista sul demanio, è che il subingresso nella concessione rimane previsto, perché lo prevede una norma di carattere nazionale. Ma nel caso in cui il concessionario che rilascia il subingresso o non ha provveduto al pagamento dei canoni demaniali o ha sulla sua concessione un abuso edilizio, il comune non gli può rilasciare il subingresso. Questo per noi è anche, diciamo, da una parte un incentivo ai comuni a controllare, perché poi molto spesso il problema non è di carattere turistico o demaniale, ma è di carattere, diciamo, urbanistico e di abusivismo edilizio. Quindi da una parte l'incentivo ai comuni a controllare e dall'altra il disincentivo ai concessionari a richiedere il subingresso, perché nel momento in cui io ho un abuso, se richiedo il subingresso mi sto autodenunciando, e quindi è anche un modo, diciamo, per evitare tutti questi casi di subingresso che ad esempio nella nostra città sono moltissimi. E l'altro tema sulla trasparenza è l'obbligo per tutti i comuni entro la fine del mese di febbraio, quindi ad esempio adesso tra pochi giorni, di pubblicare sui propri siti istituzionali l'albo delle concessioni, che molto spesso è stato, diciamo, un albo sconosciuto ai cittadini, e che invece noi abbiamo, diciamo, con questo regolamento richiediamo a tutti i comuni di rendere pubblico, in modo che anche i cittadini possano controllare, e quindi quando in un stabilimento troviamo una sdraio posizionata ma lì non c'è una concessione per stabilimento balneare, anche il cittadino può a sua volta, diciamo, denunciare un'irregolarità. Su questo l'ultimissima cosa che caratterizza, diciamo, questo regolamento e sulla quale appunto abbiamo anche molto discusso è il tema della durata delle concessioni, che è un altro tema molto caldo e molto caro al mondo balneare, che come sapete in questi giorni continuano a chiedere la proroga a 30 anni, che è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Il tema della durata delle concessioni, nel vecchio regolamento della Regione Lazio, la durata delle concessioni era legata al tipo di investimenti che ciascun concessionario faceva, ma agli investimenti interni all'impresa. Quindi noi davamo delle concessioni più durature a chi costruiva piscine sulla propria attività, che era una cosa, diciamo, perlomeno anacronistica, direi. Ecco, nel nuovo regolamento della Regione Lazio la durata della concessione non viene stimata sugli investimenti interni all'impresa, ma sugli investimenti che vengono fatti sulla parte pubblica, e quindi sulla riqualificazione del litorale, sui ripascimenti, sulla capacità dei privati di collaborare alla creazione di piste ciclabili, percorsi pedonali sul litorale. E questa, diciamo, ci sembra un'altra novità importante. L'ultimo passo da fare, che è fondamentale anche, diciamo, per il Comune di Roma e per tutti i comuni del litorale, è, dopo che abbiamo approvato la legge, perché poi questo è stato un percorso abbastanza lungo e difficile, però abbiamo approvato la nuova legge, abbiamo approvato il nuovo regolamento, stiamo per approvare il nuovo PUA regionale, che è poi la base sulla quale appunto i 24 comuni potranno fare i loro PUA. Il PUA è pronto, è adesso al vaglio della Giunta. Avevo promesso ad Agostino che sarei arrivata oggi con il PUA approvato, ma
negli ultimi 6 giorni sono stato da Amatrice, quindi diciamo anche davanti alle telecamere è colpa mia se il PUA ad oggi non è stato approvato, ma c'è anche un motivo, diciamo, a parte gli scherzi, concreto, che è appunto quello che vi dicevo poco fa, cioè che entro la fine di febbraio, entro il 28 febbraio, tutti i comuni devono pubblicare sui propri siti l'albo delle concessioni. Noi al PUA regionale abbiamo allegato l'albo delle concessioni di tutti e 24 i comuni del Lazio. Due mesi fa, avevamo allegato l'albo delle concessioni del 2016, mancano 8 giorni, allegheremo quello del 2017, ma io penso che nella prossima settimana il PUA regionale sarà approvato in prima battuta in giunta, perché poi deve andare, diciamo, in consiglio e tornare in giunta. Ma su questo noi abbiamo fatto, diciamo, la scelta di fare, diciamo, all'interno del PUA regionale fondamentalmente una semplice ricognizione dal punto di vista morfologico delle concessioni, appunto. Non c'è nessuna novità in più rispetto al regolamento. Abbiamo deciso di inserire tutte le novità fondamentali che poi dovranno seguire anche i comuni per la redazione dei propri PUA all'interno del regolamento, proprio per anticipare, diciamo, di un passo e provare entro la fine della legislatura regionale ad avviare concretamente, finalmente, un processo di approvazione di tutti i PUA della Regione Lazio. E su questo bisogna dire però che, e ve lo voglio leggere perché mi sono portata proprio la delibera che è stata già firmata dall'assessore. Se avete un attimo di pazienza. Ecco. Perché abbiamo previsto una cosa importante, perché purtroppo l'approvazione di un PUA non è mai un percorso semplice, deve essere approvato in giunta, ma soprattutto deve essere assoggettato a VAS, che sarebbe la valutazione ambientale strategica, ecco, l'architetto mi corregge. E se avessimo dovuto aspettare tutti questi passaggi, verosimilmente i comuni non avrebbero mai approvato il loro PUA. E quindi, diciamo, nella delibera che andrà in giunta la settimana prossima abbiamo inserito che i comuni, anche in attesa dell'adozione definitiva del piano regionale di utilizzazione delle aree del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative, potranno procedere all'approvazione definitiva dei propri piani di utilizzazione degli arenili in conformità ai criteri fissati dalla legge regionale 8, quella che abbiamo approvato la scorsa estate, e del regolamento 19 del 2016. Questo significa che nel frattempo che noi come regione portiamo avanti questo percorso, però l'invito è ai comuni di cominciare a portare avanti i propri PUA, di approvarli, di sottoporli a VAS, di mandarli alla regione e quindi di iniziare quest'iter. Per il comune di Roma non posso dare una risposta io, diciamo, però penso che, diciamo, sia proprio questo il momento, anche dal punto di vista di, diciamo, politico istituzionale, per spingere affinché anche, diciamo, la discussione su quella che deve essere la pianificazione del litorale della capitale d'Italia ci coinvolga tutti. Grazie. No, perché non è ancora approvata, il numero viene dato quando viene approvata. Ringrazio Francesca.